Vengino, signori, vengino, il circo è in città, il circo di Minor Fay è giunto nella vostra città! Sì, però io voglio fare prima la slot K, scusatemi. Ui, è l'unica, eh? L'unica. Allora, va bene, ho tutti gli Usapion, faccio la squadra Usapion, va bene a questo punto. Ma penso proprio che l'altro Usapion lo darò a Alius perché mi mancano yokai ancora in squadra con lei, quindi lo diamo a lei. Ma comunque, dobbiamo incontrarci con Wyatt perché il circo è arrivato in città! Abbiamo davvero Moira Orfei. Io ho fatto la gag all'inizio, ma qua abbiamo davvero Moira. Ehi, le missioni chiave! Chi è questo? Giornalista, quello che pirata giochi Nintendo, anche se le linee guida dicono di no? Oh, mi fa l'intervista! Ma che bello! Ok, sono pronto a rispondere a tutte le tue domande, signor giornalista. Come hai incontrato il tuo primo yokai? Ho copiato gli altri. Descrivi in due parole la tua amicizia con gli yokai. Mi fa fare un po' di soldini su YouTube. Come fai amicizia con gli yokai? Li pago. Oddio! Chiemo! Anguirai! Cavolo, sapete che non me lo ricordavo sto yokai? Non giocherò più una randomizer dopo questa. Non di Yokai Watch, perlomeno. L'unica randomizer che vale la pena essere giocata è quella del primo. Il resto rimane tutto, quasi tutto uguale. Ed ora continuiamo con le missioni chiave. Non vuole allestire il palco, ma scusami, dov'è il capo del circo? Capo del circo. Circense Maximus, praticamente. Attenzione, c'è un cioccolatino che quando lo strizzi esce tutta quanta la panna. Ma muoiono yokai se lì. Cioè, aspetta, fammi pensare. Uno yokai che è fatto di dolce, no? Dentro è ripieno, anche se in realtà lì c'è il burro. Ma se a questo punto lo apri, no? Lo fai a metà, lo uccidi, te lo mangi. Cioè muore lo yokai, ascende prima. Come funziona con questo tipo di yokai? In teoria, essendo un fantasma, non dovrebbe neanche essere tangibile. C'è un tizio qui che è incantato dalle snobbette. Le snobbette è uno yokai prima donna e vuole sempre avere ragione su tutto. E in questo caso noi dobbiamo darle quattro calci nel sedere e farla stare buona. Ora io non è che voglio fare il simp, però portare la roba agli snobbetta è il modo più veloce per finire le missioni chiave. Ah, ecco il capo del circo! Praticamente indossa un cono stradale per cappello, bravo. Però, amici miei, ci sono sempre i miei acerrimi nemici. Oh mio Dio! Ma come? Attenzione! Ma Emma? Eccolo, preso! Teschia noia, ma no, tu sei Emma e Cronos se non sbaglio poi. Ma mi apre in due, mi apre. Come una noce mi apre. Sì. Effettivamente mi apre proprio come una noce. Gli faccio male. Magari non è un livello tanto alto, però a cipicchio lui mena che fa paura, eh. Ok, è andato. Wow. Tosto, a cipicchia lui. Bello dare la caccia agli io criminali. Scusatemi, io proprio me li vado a cercare. Beh, mi vado a cercare i criminali, ma cavolo, questo è veramente un criminale, è della Fafa famiglia per davvero! È molto strano che uno yokai sia della Fafa famiglia per davvero. Cioè, no, Fixi! Ha rubato il maialino che ha messo nella gabbia del coniglietto, giusto, è vero! Vabbè, però, shottato no, dai! Dai, è fatta, è fatta, è fatta, ce l'ho fatta! Wow, questo era forte, livello 25 era davvero forte! Ha rubato le vacanze, l'ha fatto. Cosa ha fatto a rubare? Di livello 55. E che so, scemo? Cosa? Che succede, mo? Ehi! Voglio provare a morire? Che urlo! Almeno si calma. Che livello sei, Tato? 500? Sì, però non cominciare così, per favore. Oddio, però gli faccio male. Che livello è? Ci lancia i coltelli. Un momento, non ho rivitalizzanti, o meglio, medicine. Quindi potrei anche batterlo. Perché alla lunga mi manda KO, ma potrei batterlo anche senza. Per fortuna che ho uno di veloce di recupero. Bene. Un mero omaggio, grazie signore, lei sarà ampiamente ricompensato. Mi fate fuori il coso lì, il cane, come si chiama? Sam, Ugo. Che c'ha 14 nomi quel povero pupazzo.
Purtroppo, ho detto, Yo-Kai Watch 3 è localizzato male a volte. Sconfitto! Bene! Ho sconfitto Brontolante davvero a questo livello? Quindi Brontolante è al tuo livello, non al livello della chip che la CPU vuole. Interessante. No, Ugo, salvati! Niente da fare, riportiamo dentro entrambi. Accidenti, Ugo, perdonami! Ma perché questi urli strazianti? Abbiamo lasciato Alius che stava cercando suo fratello Danny, che sembra essere scomparso. Dobbiamo cercare nell'area sotterranea di Valdoro? Ah, intende andare nel magazzino? Ma si può entrare di straforo, cioè è chiuso a quest'ora. Si può comunque andare dalle fogne. Bello. Grande. Bravi, bravi tutti, bravi. Salve, buonasera. Non vorrei disturbarla, mio Dio! Mi vuole inseguire, mi vuole mordere le chiappette! E quello mi vuole rubare i soldi! Ok, quello se n'è andato. Oh no, un altro che vuole rubarmi i soldi, aiuto! Ah no, è andato a vedere i pesci. Non è che è andato a dormire con i pesci, perché sai, no, voglio dire, sott'acqua. Non è che si respira proprio bene. Oh mio Dio! Ma è il nostro fratellino! Giochiamo maestro! Mamma mia, mi farebbe paura sentire un bambino che dice giochiamo maestro quando non c'è nessuno in giro. Allora, che succede qui? Niente giochi strani, eh? Dov'è questo fantomatico maestro? Ma a me sembra più che altro una riunione dell'asilo. Ma che succede qui? Ehi, maglioncello, allora? Vieni a giocare. Danny, ma che dici? Ripigliati! Prendilo a schiaffi, magari funziona. Tutti possono venire a baroccarsi con me! Flaudemoni, sono maestro dell'ozio e tu chi sei? Ah, guarda, io sono uno che va a scuola. Sofia, non temere. Senza lacrime e timori, con me ti divertirai, dimenticando i tuoi dolori. Ma non parli in rima come il gatto con... No, il gatto col cappello matto, com'era quello lì? I bambini cattivi vanno puniti. Eh beh, certo. Ma a vederti io starei più lontano possibile da te, eh. Te lo dico giusto proprio in maniera molto amichevole. Allora, se non sbaglio, lui fa quell'attacco... Ecco, che devo rompergli qua i cosetti prima di poterlo attaccare, no? Stai buono, Originian. Se... Vai Originian, attacca! Coda di sirena! Insomma... Ah, ma lui con Alius si sposta di... Cioè, ci mette più tempo, voglio dire, a riprendersi. Ok. Così mi piace, perché non devo girare. Sinfonia di resa! No, guarda, non vado nei posti che mi dici tu. Ma come, mi ha preso? No, non ha preso Leo Fuoco. Ah, mi ha incantato. Ma scusami, come ha fatto a incantarmi se stavo... A meno che lui non è uno di quegli yokai che cambia bersaglio all'ultimo? Perché se non sbaglio c'erano yokai che cambiavano la posizione nella quale attaccavano, dove andava a finire l'Energimax. Mi pare che esistesse una cosa del genere, eh. Capperi! No, Originian! Ti vendicherò! Vai, Blantapiro! Scudo robusto! Ah, con la bocca, ti pare. Okay. Ah, perché all'ultimo carica i tasselli! Ora mi ricordo, sì, all'ultimo li caricava, ecco. Mi sembrava strano, infatti. Dai, un altro paio di attacchi è andato. Per te è finita, ragazzone. No, dai. Ragazzone, per te è finita, mi dispiace. Maestro, la campanella è suonata, è tempo di andare a casa. Ci vediamo domani, stessa ora, stesso posto, perché la scuola qui sta, non è che si sposta. Però, insomma, finisce un'altra storia di Yo-Kai Watch. Vediamo il prossimo episodio! Leo Conghesse contro Trizilla! Bello, questo è davvero davvero bello. Ti faccio una sorpresa, Alius, la prossima volta tocca a Long finire l'avventura. Va bene amici, vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Randomizer di Yo-Kai Watch. Insomma, sta iniziando davvero ad andare molto molto dura perché i boss sono gli stessi, gli yokai che ricevi anche ora stanno iniziando ad essere gli stessi. L'unica cosa bella oggi è stata Brontolante, ma che bisogna fare? Teniamo duro e poi dopo questo è finita.